si nascondono tra marcapiani, grondaie, frontali. Da secoli osservano il via vai, maschere ghignanti, canidi in agguato, felini feroci, sortilegi, incantesimi, talismani, creature ermetiche di pietra silente, un microcosmo fantastico risalente all'antichità, esploso nel Medioevo, esaltato nel Gotico. Francia, autunno, i capitelli della cattedrale, un lupo e l'airone, secondo una favola di Esopo, vissuto nel VI secolo a.C. Tra i primi cantastorie, danno una lezione speciale. L'uccello, dal lungo becco, dopo aver estratto dalla gola dell'avido carnivoro l'osso soffocante, chiede una ricompensa. Ringrazia di aver ancora la testa sul collo dopo averla infilata nella mia bocca, rispose il lupo. Fedro, favoliere romano, riprese il racconto mantenendo la morale. Pretendere di essere pagato per un servizio reso a persona ingrata è tempo perso. La piccola morale, piena di buonsenso, sarà stata certamente ripresa in qualche sermone dell'abate cluniacense. La gratitudine è degli animi nobili. San Giacomo può confermarlo. Il leone cui tolse una banale spina gli sarà guardia fedele. Il simbolismo è chiaro. Il leone, da sempre, identifica la regalità che si piega alla fede, lenitrice della spina che il sovrano, come tutti, porta conficcata nel cuore, il timore della morte. La testa di diavolo, trasformata in un mascherone carnascialesco, ride e fa ridere. Un sovvertimento da Martedì Grasso. Ripugnante è il leone, con forme umane, che inghiotte e defeca un serpente. Il ciclo vitale del peccato. Il desiderio incontenibile che svanisce sordidamente. Chi cade nella tentazione è perseguito da Satana con coda serpentina e dal suo scudiero armato di forcone. Un grifone, mostro alato, dal becco adunco e unghie rapaci. Sembra indifferente alla spada infilata nelle viscere dall'uomo succube. La lezione è magistrale. Ride bene chi ride ultimo, ovvero se sai soffrire nel combattimento, guadagnerai la vittoria. Simone, il mago, reggente le chiavi, va svergognato dalla chiesa e precipita all'inferno con un'ultima beffarda smorfia, mentre Satana con corna si lecca i baffi per l'anima conquistata. Meglio andare in pellegrinaggio che essere respinti alle porte del paradiso, o imparare la musica suonando campane di diversa dimensione e spessore, una tecnica da millenni diffusa in Cina. Che la vita sia una lotta lo ricorda Sansone, vittorioso sul leone
ma perderà la sua forza a causa di una donna infedele. Si vendicherà, rovesciando un tempio con dimora. La Bibbia non si esprime sulla morte di Caino che, sapendo d'averla fatta grossa, uccidendo Abele suo fratello, chiese protezione a Dio che lo rassicurò. Chi ti ucciderà subirà 7 volte la violenza. Gislebertus, lo scultore di queste straordinarie storie, gli destina una fine atroce. Una freccia scagliata da Lamec, il cacciatore, finirà malauguratamente nella gola di Caino. Chi è Gislebertus? Chi opera non parla. E di lui sappiamo poco, che prima lavorò a Vezelei e che ad Autun arrivò attorno al 1125, perché prima del 1119 la chiesa non c'era, e vi restò per 20 anni circa. Considerata la previsione media di vita medievale, si deve supporre che ad Autun giunse attorno ai 30 anni e che a 50 avrà esaurito l'opera e la vita. Certamente si è ispirato alle sculture di Cluny, la più celebre abbazia borgognese, ove non c'è notizia però del suo lavoro. Torniamo alla lotta dei mostri. In tal caso, contro un uccello gigante armato d'una spada cui il diavolo d'uccello è indifferente, Satana si manifesta bizzarramente, sogghignante, sorpreso, poetico reggitore di fiori, ippogrifo, metà cavallo, metà uccello, può obbedire ad un cavaliere esperto, probabilmente un etiope, che aveva la reputazione di possedere 2 paia di occhi. Gli serviranno per evitare le bastonate che con la coda la bestia infida sta per assestargli sulla testa. Tra gli animali detestabili rientra il basilisco, un gallo con coda di serpente. Pericolosissimo. Il suo alito pestifero soffoca e il suo sguardo ammazza. Il demonio poliforme osa tentare persino il figlio di Dio, che lo benedice facendolo infuriare. Ci riprova con esito uguale. Il diavolo avrà soddisfazione con il suicidio di Giuda, forse l'apostolo più disciplinato nell'eseguire il suo compito efferato. Concludiamo la visita in bellezza. Eva sdraiata su foglie d'acanto, simbolo di fortuna, sta per cogliere il frutto che deciderà il nostro destino. Un secolo prima, precisamente il 9 giugno 1099, a Modena venne edificato il Duomo con legittimo orgoglio di Diligesmo, il capo mastro degli scultori, che nella facciata lascerà ad imperitura memoria sulla pietra la sua firma. Oltre a lui operò Lanfranco e l'esito del loro lavoro è mirabile per noi cacciatori di mostri e dei loro creatori. Apre la sfilata un ariete azzannato da un grifone, teste di lupo, di grifo o umane, baffute o erbivore. Adamo ed Eva
curiosamente con le pudenda coperte prima di averne conosciuto l'uso, meritano citazione per il serpente astutamente offerente il frutto che il primo uomo azzanna avidamente. La ignota sorte di Caino è rappresentata con maggior talento da Bilingelmo. Il borgognese ha avuto un maestro che non superò. Un'effigie originale, i gemelli con l'organo maschile unico. La lotta contro la natura era continua. Fiori carnivori, insidiosi più delle belve. La legge è primitiva. Il più forte vince ed anche il grifone si può addomesticare. Più agevolmente con il cane, il cavallo. Gli uomini ora possono attendere al loro mestiere e la pace in terra si realizza. 1000 anni dopo, la bomba nucleare distruggerà due città, Hiroshima e Nagasaki. Perirono centinaia di migliaia di persone. Il maestro di questo mostro porta il nostro nome.